Cristo, l'unica porta per l'uomo verso il paradiso, e questo è il significato del Giubileo diocesano dei giovani celebrato a Caltanissetta. Una moltitudine di ragazzi e ragazze di ogni età si sono radunati all'auditorium del seminario vescovile per poi iniziare il pellegrinaggio che li ha condotti a varcare la porta santa della cattedrale di Santa Maria la Nova e successivamente assistere alla lezione del vescovo Mario Russotto sul buon ladrone. Un momento di profonda spiritualità ed emozione dunque per i tanti giovani che hanno vissuto tale esperienza. Importante per i giovani è l'idea, il vivere il pellegrinaggio, è importante in tutta la storia della salvezza, questo continuo cammino che non è solo esteriore, ma un cammino interiore di ascesi continua che ci fa camminare incontro al Signore. Attraversare la Porta Santa è proprio questo, entrare nella misericordia di Cristo, nella misericordia del Padre e permettere allo stesso tempo a Cristo di entrare nel nostro cuore. Anche i giovani devono comprendere di essere oggetto della misericordia di Dio e devono diventare soggetti di misericordia nei confronti del prossimo. Sperimentare la misericordia di Dio significa poter diventare a propria volta anche misericordiosi nei confronti degli altri. Il tema del Giubileo della Misericordia, infatti, è proprio questo: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Sembra una meta irraggiungibile, però se il Signore ce la propone, vuol dire che è raggiungibile ed è possibile anche alla nostra misura umana. Come Papa Francesco quest'anno ha invitato la Chiesa intera a vivere questo giubileo nell'anno santo della misericordia, anche noi come Chiesa diocesana abbiamo la gioia di poter vivere questo momento insieme con i giovani appunto della nostra diocesi. È un momento di grazia grandissimo in cui toccheremo concretamente la misericordia di Dio per ognuno di noi e dove ognuno sarà chiamato a riflettere sulle opere di misericordia spirituali e corporali che dovremmo vivere, siamo chiamati a vivere quotidianamente nella nostra vita. È un evento che abbiamo organizzato con l'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, che ci porterà a vivere insieme al nostro pastore questo momento di pellegrinaggio sino all'arrivo alla Porta Santa, momento in cui vivremo insieme al nostro vescovo un momento di lezio e poi il toccare con mano, come diceva Gaia, questa misericordia tramite il sacramento della confessione. Speriamo che il Signore possa agire, diciamo, abbondantemente durante questa serata e con tutti questi ragazzi presenti provenienti dalla diocesi.